Il pianto della giovane mamma ha accompagnato l'entrata e l'uscita della piccola bara bianca di Andrea. Non parliamo di un semplice funerale, ma di un dolore che ha sconvolto una comunità. Taurisano si è congelato per qualche ora, frizzato da un dolore che ha colpito all'improvviso la famiglia e la comunità del bimbo di 2 anni e mezzo, caduto lunedì scorso nella fossa di raccolta acqua piovana sita nel giardino della villa di famiglia. Lacrime, palloncini bianchi e colombe fuori dalla chiesa hanno salutato il piccolo nel suo ultimo viaggio. Il rito, celebrato da Don Mario Politi e da Don Biagio Enrico, si è svolto nella chiesa dei Santi Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti. In tanti hanno voluto essere presenti per stringersi intorno al dolore dei genitori, dei nonni e degli zii dello sfortunato Andrea.